Piacere, Martina, questo è l'unico posto dove posso godere della natura e dei tanti suoni degli uccelli. Ah, gli uccelli, non se ne vedono più nella nostra città inquinata. Invece qui, a pochi passi dal lago, trovano rifugio e cibo. È vero, non c'è più spazio in città, nemmeno per noi che amiamo la natura. Nessun parchetto, nessun giardino, neanche un albero in mezzo al traffico. Io sono stanco di questa situazione. Gli adulti non capiscono che stanno distruggendo l'ambiente. Dobbiamo pensarci noi, dobbiamo creare un gruppo per salvare la natura. Sì! Sì, sì, ma come lo chiamiamo questo gruppo? Oh, non pensiamoci adesso. Invece cerchiamo di concentrarci su qualcosa che possiamo fare ora per la natura. Thank you.
cerchiamo di fare il silenzio. Ci stiamo avvicinando ai nidi di cicogna, delle colonie più grandi d'Italia. Pur di sfuggire al pericolo dell'uomo, guardate là dove hanno nidificato. Su tra lì ci deve scorrere la corrente elettrica, potremmo rimanere folgorizzati. Ti dice folgorati? Beh, sarebbe utile mettere delle basi sopra un traliccio, così che possano nidificare in pace. Guardate là, c'è un signore. Salve bambini, ma com'è che siete qui da soli in mezzo ai campi coltivati? Dove sono i vostri genitori? Siamo venuti a piedi dalla città per vedere le splendide cicogne. E abbiamo, tra l'altro, abbiamo fondato un gruppo per salvare e proteggere gli animali, le piante, gli ambienti del nostro territorio, che purtroppo oggi vengono danneggiati dagli adulti. Siamo molto motivati, vogliamo far capire alle persone che l'ambiente va protetto. Qui ci sono tanti problemi da risolvere. Come ad esempio quello di trovare un nome al nostro gruppo. Esiste già qualcuno che si occupa di ciò, della tutela dell'ambiente e della biodiversità. Si occupa soprattutto di agricoltura biologica e di combatte il bracconaggio. E inoltre protegge tutte le specie, da quelle più comuni a quelle in via di estinzione.